miliardi, De Finis ha acquistato a Legnano Luca Landogno, 22 anni, pagato 350 milioni, 150 subito, 200 il prossimo anno. Landogno è già titolare al posto di Crippa e stasera è stato il migliore in campo in Torino, Cesena. Attualmente ha detto De Finis è incedibile come Crippa, appunto. Per il resto fra Torino e Cesena, in quanto a gioco e a schemi, nebbia fitta, nonostante la stagione. Radice colpito dall'attacco influenzale è rimasto a casa e qualcuno forse ne ha approfittato. Citazioni per Lorieri, Comi, che è stato il gol vincente per Masolini, 18 anni. Toro privo di Sabato e Benedetti, Cesena privo di Holmquist e Iosini. Ottavo minuto, c'è questo intervento di Fusari in area su Masolini. Amendolia fischia il calcio dal limite, la parata di Lorieri. Undicesimo, ecco Landogno con il numero 4 per Miller, Rossi. Landogno incrocia con Miller, sinistro del brasiliano, la parata è dell'altro Rossi del Cesena, Sebastiano. 22esimo, Miller e Scoro non parlano lo stesso linguaggio, ecco Miller ed ecco Scoro come sbaglia. Andiamo al secondo tempo. Cazzaniga lascia negli spogliatoi Scoro e due, mette in campo Gritti e Zago. Soltanto Miller rimane a rappresentare la legione straniera in campo. Al quarto c'è questa azione di calcaterra che attraversa indisturbato tutto il campo e va ad impegnare Lorieri. Subito dopo Masolini, 18 anni, lo vedrete con il numero 8, impegna il portiere Granati, si fa perdonare gli errori commessi contro l'Udinese. Al quinto ecco Landogno, azione personale, sinistro di poco alto. Ventesimo, c'è un'occasione per il Cesena, ma Traini imita Scoro sul passaggio di Agostini. E allora al 21esimo Landogno decide che questa partita da vincere, va a rubare palla a Gambero, ecco Landogno, bello il suo recupero, parte, vede Comi libero in proiezione offensiva, sinistro felpato di Comi, 1-0, vittoria del Torino, vi risparmiamo il resto, Toro comunque a punteggio pieno, forse con troppo grazia. Linea a Roma.